Bonjour à tout le monde. Nous sommes à Le Cousin Bar et je parle ce soir de Charles Baudelaire. Stasera parliamo di Charles Baudelaire, fatto fighetto. Ho parlato in francese, il mio francese scolastico per 5 secondi, ma giusto dovremmo riparlare in francese perché le poesie di Baudelaire, di cui oggi stasera parleremo, sono in francese. Dice grazie, meno male ci sei stato te che ce l'hai detto, pensavamo fossero in ungherese. No. Dicevo nel senso che leggerò una poesia in francese, poi la traduciamo, ma poi la trovate. E credo la prima sia la più importante perché Au lecteur, è l'introduzione che secondo me spiega tutti Les Fleurs du Mal. Questa è un'edizione Garzanti, ce ne sono infinite ovviamente, costa 10 euro, con prefazione di Macchia, che ovviamente è uno di quelli che ci ha dedicato più tempo a Baudelaire. Naturalmente Baudelaire, io ho letto un pezzettino di Kafka in classe e ho detto non è un libro, cioè Kafka non è che tutti stanno la sera a leggere Kafka. I miei studenti hanno capito che è un autore quasi sconosciuto, no, non volevo dire, cioè, a voi vi sfuggono le sfumature della lingua che se dico di solito dal mare si porta un giallo, non si porta il processo di Kafka, a parte gente strana come me, ma le sfumature della lingua appunto, che ovviamente è un... Però questo non vuol dire che non sia, anzi, Kafka, almeno di nome. Oddio, non ci cioè, vabbè, lasciamo perdere. Kafka, forse parleremo un giorno di Kafka, che parlare del processo, di quel che significano certi racconti, non sarebbe una cosa disutile. Naturalmente il processo è un po' pesante, anche la metamorfosi è pesante, tutto è pesante, ma i racconti sono siccome sono a volte dei frammenti. Hanno dei lampi di illuminazione che per certi versi lo assomigliano a Baudelaire, che vediamo in questa foto di Nadar, no, di Cariatt, questa è di Cariatt, ma anche Nadar, uno dei principali fotografi, come nasce la fotografia alla fine metà dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, ovviamente abbiamo anche di Baudelaire, uno dei primi artisti di cui abbiamo le fotografie, assieme a Verlaine, Rimbaud, ovviamente non abbiamo le fotografie di Omero, Virgilio, Dante. Se qualcuno ha una fotografia di Dante, ce lo dica, che sarebbe interessante, tipo Peter Colosimo, la fantarcheologia. Parliamo di Baudelaire, questo è un libro, Baudelaire ha scritto tantissimo, cioè ha scritto questo il libro della sua vita assieme allo Spleen de Paris, che sono dei poemetti in prosa, molti saggi di pittura, era appassionato di pittura e disegnava anche bene, vi faccio vedere i disegni di Baudelaire da questa edizione. Scarrubata, questo è un autoritratto di Baudelaire, quindi se la cavava bene, avrebbe potuto fare dei fumetti se avesse voluto. 1857, questa è la prima edizione dei Fiori del Male, che se l'avete a casa è magari... Questa è la sua amante Jean Duval, la creola. I francesi hanno una passione, questa è una caricatura che fece Baudelaire della sua amante, non so se lei fosse molto d'accordo, questa è una... è sempre Jean Duval. Quindi vedete che Baudelaire aveva anche un talento grafico notevole, Dessin de Baudelaire. E questa è Madame Sabatier, vabbè, tutti una serie di... Questo è un disegno di Baudelaire. Quindi vediamo che Baudelaire aveva anche un discreto talento grafico che a volte sfugge, molto spesso. Anche Montale dipingeva, faceva dei disegni molto brutti, ma insomma ci si buttava. Tendenzialmente tutti vogliamo fare quello che ci riesce peggio, però Baudelaire aveva un talento grafico, era anche un ottimo critico teatrale, sì, a livello teatrale, ma anche critico artistico. Noi abbiamo Sgarbi, nell'Ottocento c'era Baudelaire, ognuno ha quel che si merita, no, noi abbiamo quel che ci meritiamo, noi ci meritiamo Sgarbi nel 1856. 60, 70, i francesi parigini avevano Baudelaire, segno che se lo meritavano. Poi dopo l'hanno un po' sciupato perché non ha avuto, ovviamente, diciamo che l'archetipo del poeta maledetto. Anche se è un po' difficile parlare di Baudelaire, perché non è che Baudelaire nasce da una buona, ottima famiglia, perde il padre da giovane. La madre si risposa con un monsieur, un generale Pic, mi sembra Pic che si la pronuncia, che patrigna col quale avrà un complesso di Edipo terrificante. Baudelaire è stato innamorato di una sola donna in tutta la sua vita, probabilmente, la madre.
il rapporto piuttosto ambiguo con Jeanne Duval, che essendo creola, quindi mulatta, lo portava ad avere un certo discredito da parte della buona società, ma questo perché non voleva impegnarsi. Cioè, in Jeanne Duval, essendo creola, non vedeva una rivale della madre. Cioè, per Baudelaire, se noi leggiamo le lettere scritte alla madre, sono lettere d'amore, lettere che uno potrebbe scrivere alla fidanzata, sì, ma non sono lettere che si scrivono alla madre. Baudelaire dava appuntamento alla madre al Louvre, perché essendo anche quando era povero, quel Louvre era uno dei posti riscaldati di Parigi, e gli dava appuntamento esattamente come si dà a un amante. Ovviamente il patimento per il matrimonio, il secondo matrimonio con Monsieur Pic, il rapporto con il fratello molto più vecchio di lui del precedente matrimonio, perché il padre di Baudelaire aveva sposato poco prima di morire la madre di, però aveva già avuto una moglie da cui aveva avuto un altro figlio che è il fratellastro di Baudelaire, che era un magistrato integerrimo, anche lui Baudelaire, che ovviamente non avrà quasi nessun rapporto con il giovane Charles. Il giovane Charles, una volta entrato in possesso dell'eredità, si dedica, diventa, sperpera in pochi anni questi soldi, non si diventa ricchi con la poesia. Baudelaire è certamente uno dei casi chiari che con la poesia non si diventa ricchi, inseguendo un ideale di dandismo. Dandismo, dandy vuol dire di uomo che è superiore alle masse, perché Baudelaire odiava, anche se partecipa alla rivoluzione del 48, i moti del 48 descritti da ovviamente Victor Hugo nelle Misérables, ma in realtà Baudelaire è sempre stato uno spirito aristocratico, antidemocratico, detestava le masse, ed è per questo il più grande cantore della civiltà moderna. C'è un poeta antico che vive a Parigi, che nel 1800 è certamente la città più moderna, più piena di contraddizioni dell'Europa. Pensiamo alle città. Roma era un pascolo per pecore e capre, insomma, aveva ancora quel suo carattere selvatico e pecoreccio. Ma Parigi nell'Ottocento era certamente una città, come poi Londra, città tentacolare, piena di, cioè, dove le masse si spintonano. Cioè, è una città moderna. Baudelaire è il primo poeta moderno che odia questa città e la ama, come la madre. Insomma, Parigi per Baudelaire è un po' come la madre, la odia e la ama. Ed è il primo che con i quadri parigini, Tableau Parisien, descrive questo nuovo mondo che si apre al poeta. Un poeta che odia questo nuovo mondo, odia la democrazia, odia le masse, odia il progresso, e questo è simile a Leopardi, ma che pur tuttavia ci vive in questa Parigi tentacolare, piena di merci che arrivano da tutta la Francia. Non è più la Parigi napoleonica, ma comunque il centro dell'Europa culturalmente. Parigi è rimasto il centro culturale dell'Europa praticamente fino alla Prima Guerra Mondiale, in parte un pochino anche dopo. La decadenza di Parigi come centro culturale, poi ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale i centri culturali si sono spostati verso l'America, New York, San Francisco, eccetera, eccetera, ma Parigi nel 1856 è probabilmente il centro del mondo. Le persone colte imparano il francese, non l'inglese, cioè magari sanno anche l'inglese. Certamente Baudelaire è uno dei più primi traduttori di Edgar Allan Poe, con il quale si identificava per la vita e per l'ideale estetico e di odio. Edgar Allan Poe è un americano, anche lui vive in una società che idolatra il progresso, e lui odia il progresso e le masse. Ma credo che per entrare proprio nello spirito di Baudelaire bisogna leggere una sua poesia, perché se no facciamo una serie di discorsi che rimangono un po' campati in aria. Leggiamo l'introduzione, Au Lecteur, che ovviamente è un po' la prima poesia che troviamo nei Fiori del Male, è un po' un riassunto della filosofia di Baudelaire. E anche il modo piuttosto, cioè Baudelaire ha una lingua arcaica, cioè mette pensieri moderni in una lingua con l'alessandrino e con un sistema metrico arcaico, quindi crea una sorta di spaesamento. È come un poeta antico che parla di cose moderne, come un trovare Petrarca che ci parla delle fabbriche. Cioè, cioè Baudelaire usa il linguaggio classico della poesia, però parla di cose che la poesia classica non tratta. Cioè,
la donna amata, l'alloro, gli dèi, l'elicona, Apollo, le muse, e Baudelaire parla di Parigi, delle prostitute di Parigi, dei ciechi di Parigi, della vita miserabile dei parigini, della questa società che si avvia lentamente verso il Novecento. Baudelaire è certamente il maestro di tutti quelli che verranno dopo, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, eccetera, eccetera. Ma in vita non fu, ovviamente, questo libro maledetto, Le Fleurs du Mal, I fiori del male, cioè il titolo, in realtà il titolo originale era Les Lesbiennes, c'è cioè un titolo che rimandava anche al Marchese de Sade, rimandava a un tipo di letteratura proibita, cioè un libro che vuole veramente épater les bourgeoises. Oggi tanti cercano di épater les bourgeoises, cioè di creare scandalo. Baudelaire creò veramente scandalo, tanto che appunto il libro fu condannato, sette poesie furono purgate e sono, e quindi assieme a Madame Bovary furono i casi più scandalosi nonostante appunto che la Francia fosse un paese abbastanza aperto, cioè non è che stiamo parlando di una società di marmittoni, ma leggiamo questa poesia in francese e poi traduciamola in italiano. La sottise, l'erreur, le péchés, la lésine occupent l'esprit et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos amables remords, les mendiants nourrissent leurs vermines, nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans les chemins bourbeux, croyant par devoir plaire laver toutes nos tâches. L'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement nos esprits enchantés. Les riches métals de notre volonté est tout vaporisé par ces savants chimistes. C'est le diable qui tient les filles qui nous remuer. Aux sujets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. S'en auront à travers des ténèbres qui puaient. Ainsi qu'on débauchait, pauvres qui baisent et mangent, les saints martyrisés de Dante et d'antiques catènes. Nous voulons au passage un plaisir clandestin qui nous pressons bien fort comme un vieil orange, serré, fourmillant comme un million d'helminthes. Dans les nos cerveaux ribauds en propre des démons, et quand nous respirons la mort dans nos poumons, des saints fleuves invisibles avec des sourdes plaintes, si les viols, les poisons, les poignards, l'incendie n'ont pas brodé de leurs plaisants desseins. Les canavas banals de nos pitiés destins, c'est que notre âme est là, n'est pas si hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les mosques glissants, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie enfant des novices, il n'est un plus laïd, plus méchant, plus immonde, quoique ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre en débris et d'en bas, il béhiment avalerait le monde. C'est les nuits, l'œil chargé d'ampleur involontaire, il rêve échauffé en fumant son hookah. Tous les connus, lecteurs, ces monstres délicats, hypocrites lecteurs, mon semblant, mon frère. Allora, non è, il mio francese non è perfetto, ogni tanto ho sbagliato qualche vocale che dovrebbe essere. Beh, questo comunque credo che renda abbastanza questa sorta di predica, quasi un prete che sia su un pulpito e che stia declamando una predica ai suoi parrocchiani. La traduzione, la sottis. Qualsiasi traduzione non rende, è una poesia di accumulo di parole, la sottise, l'erreur, le péchés, la lésine, è un elenco di vizi, come i vizi capitali, è una poesia quasi medievale, la sottise, la stupidità, l'errore, il peccato, il senso del peccato è fondamentale, la lésine, l'avarizia, sono i vizi capitali, anche se qui ce ne sono solo quattro, occupano il nostro spirito e travagliano i nostri corpi, e noi alimentiamo, nutriamo i nostri amabili rimorsi come i mendicanti nutrono i loro vermi. Quindi capisce che già c'è un linguaggio volutamente che vuole épater les bourgeois, cioè questa similitudine che noi nutriamo i nostri vizi come i mendicanti nutrono i loro vermi con la loro carne, insomma, ha qualcosa di cattedrale gotica, di quadro medievale, di quadro religioso che deve insegnare, o anche seicentesco che deve insegnare il memento mori, insomma, quello che ricordati che devi morire, di
e benignana e troisiana memoria. No pesce, notate che il peccato ritorna anche nella seconda quartina, quindi è quasi una poesia medievale. No pesce sono te, tu no repentir son laci, i nostri peccati, in questa opposizione tra apparente tra peccati e pentimenti, i nostri peccati sono testardi, i nostri pentimenti sono lasciano vigliacchi, vuol dire che noi ci pentiamo a volte le nostre cose, ma poi dopo 5 minuti siamo di nuovo lì. C'è un'analisi introspettiva di Baudelaire come uomo, cioè che si guarda allo specchio e si scandaglia senza alcuna pietà dei suoi peccati. Per questo Baudelaire può piacere o non piacere a me, io questa poesia la so quasi a memoria, come diverse poesie di Baudelaire, nonostante la mia pronuncia non perfettamente francese. Nous faisons payer grassement nos aveux. Ci facciamo pagare lautamente le nostre confessioni, cioè vuol dire che in realtà le nostre confessioni costano molto care, perché ogni confessione sono peccati in più che ritorno. È quasi questa sorta di poesia apparentemente medievale. E nous rentrons gaiement dans les chemins bourbeaux, criant par de vils plaies la vertu nous tache. Noi rientriamo gaiamente, felicemente, nel cammino fangoso del peccato, credendo che tasti un piantino, una fregnatina per lavare tutti i nostri peccati. Baudelaire qui è assolutamente impietoso, non c'ha nessuna pietà per se stesso. Il primo, cioè Baudelaire, non ha pietà per primo per se stesso, cioè non si guarda allo specchio e si vede che sta descrivendo se stesso. Dice: non basta, io ho un talento smisurato, ma poi mi perdo. Ed sta osservando se stesso e sta facendo, come diciamo un novello Sant'Agostino dell'Ottocento, le sue confessioni. Ma mentre Sant'Agostino spera una grazia redentrice, Baudelaire non spera nessuna grazia. Infatti, a questo punto, dopo il peccato, entra in scena Satana, che è uno dei motivi chiave della poesia romantica, ovviamente. Questa immagine sulle Rayer de Mars e Satan Trismegist sul cuscino del mare, questo Satana adagiato quasi su un cuscino, un divano, quasi un Satana settecentesco. Satan Trismegist, ma Trismegist rimanda Hermès Trismegisto. Quindi questo Satana è ambiguo. Come in tutta la poesia di Baudelaire, Satana è una figura a volte negativa e a volte positiva. Satan Trismegist è un ossimoro, nel senso che unisce una parola negativa come Satana e Trismegista, che in realtà rimanda a una sapienza arcana, come se Lucifero fosse dentro una sapienza arcana. In questa prefazione qui dice: chi berce longuement notre esprit enchanté, chi culla dolcemente il nostro spirito incantato. Questa Satana accovacciato sul cuscino che culla noi addormentati nel peccato. Sono delle immagini stupende. Et le riche métal de notre volonté tout vaporiser per ce savant chimiste. È un alchimista all'incontrario, che trasforma l'oro in piombo. Quindi, in questo caso, Satana è sì un sapiente, ma che usa la sua sapienza per trasformare le nostre aspirazioni verso un mondo, una luce più pura, le trasforma in fango. Qui Baudelaire, ripetiamolo, parla di se stesso. C'est le diable, qui tient les fils que nous remuons. E noi siamo come dei burattini che vengono mossi dal diavolo. Ma il diavolo rappresenta anche la società moderna in cui viviamo oggi, in cui noi ci crediamo liberi, ci crediamo assolutamente indipendenti e siamo semplicemente dei burattini tenuti dai fili di internet. C'è una poesia di una modernità assolutamente angosciante, come dice giustamente il mio cane, che sta ovviamente citando Baudelaire, che è appassionato, giustamente, quando faccio un video. È lui che, sto parlando del diavolo, spunta fuori il cane, non so perché. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Le cose più schifose, noi troviamo delle cose. Il diavolo ci fa vedere delle cose belle. Ed è Baudelaire, veramente, sto ripetendo, ma sta descrivendo se stesso. Chaque jour va l'enfer, nous descendons d'un pas, sinon à travers des ténèbres qui puent. E la discesa all'inferno è lenta ma inesorabile, cioè i nostri vizi si accumulano uno dopo l'altro. E piano piano ci trascinano giù come una gravità imprescindibile che ci trascina verso l'inferno.
Sanno ancora, addirittura ci siamo talmente immersi nel peccato, nel male, che non ci fa neanche più schifo, e questa è una cosa ancora peggiore. Attraverso le tenebre, chi più è? E ricorda la poesia San Giovanni, sì, San Giovanni, Don Giovanni San Giovanni, no, troppa grazia, Sant'Antonio, all'inferno, che è una delle prime poesie giovanili di Baudelaire, che racconta appunto la discesa all'inferno di Don Giovanni, dopo che appunto chiunque ha visto l'opera di Mozart viene portato giù dal diavolo, ma Don Giovanni non si pente. Don Giovanni di Mozart non si pente. Ainsi che un débauché pauvre qui baise, mange, et se martyrise de l'antecraten, e qui abbiamo una similitudine volutamente schifosa, un povero miserabile che sta baciando il seno di una brutta prostituta. Questa immagine volutamente disgustosa, in cui vuole descrive la Parigi dei suoi tempi, in cui il poeta non è più il poeta dell'Arcadia, è il poeta della Parigi proletaria che ha fatto le rivoluzioni, che ha fatto la rivoluzione francese, una Parigi che ha visto Napoleone, ha visto Napoleone, ha visto anche la caduta di Napoleone, una Parigi che vedrà fra poco la Comune di Parigi, anche se Baudelaire non ci sarà più, quindi massacri, fucilazioni di massa, Parigi anticipa tutto. I comunisti viene dalla Comune di Parigi. E come questo mendicante che si stringe questa vecchia prostituta e gli bacia un seno avvizzito, nous voulons passage un plaisir clandestin. Noi strappiamo questi piacerucoli che non ci portano a niente e discendiamo ogni giorno verso l'inferno. Que nous pressons bien fort, comme vient l'orange. Questa arancia rinsecchita, la pressiamo, la stringiamo forte al cuore che poi in realtà è un frutto rinsecchito. Sarei formigliato come milion del mente, serrata, serrato, da no cervo rebota un popolo di demoni. Nel nostro cervello, tutte le nostre passioni, un popolo di demoni che stanno tutti qui nella testa e che ribolle. Come un milione di vermi, questa immagine del conteschio che ribolle di vermi che spunta da tutte le parti è disgustosa. Baudelaire vuole essere disgustoso. E quando respirons la mort dans nos poumons de sang flava invisibile che destro plante, e quando respiriamo, ecco l'inferno che scende dentro di noi. È un'immagine medievale e moderna. Baudelaire unisce delle immagini assolutamente medievali di terrore, dei fine del mondo, oppure Memento Mori con immagini moderne. E qui c'è la morale, come il prete che sta facendo la predica, sta dicendo, e qui Baudelaire alza la pagina del libro e ci guarda, e dice a te, a me, a te lettore, si le viole, le poison, c'è un elenco di peccati, L'incendie, non può ancora godere de leur plaisant dessein, le canavas banali, notre pitié dessein, c'est que notre âme là n'est pas si hardie. E se lo stupro, il pugnale, l'incendio, cioè se noi non facciamo grossi crimini, non perché siamo buoni, non hanno ancora ricamato, quindi un'immagine ironica, tremendamente ironica, con i loro piacevoli disegni. Cioè, capite che è ovvio che perché si chiama i fiori del mare, il canavaccio e la tela banale, i nostri pietosi destini, è che noi siamo, là, non siamo solo dei poveri vigliacchi, non facciamo il male perché non c'è, cioè, noi non facciamo il male perché siamo buoni, ma solo perché siamo vigliacchi. E qui c'è un elenco quasi queste allitterazioni, ma parmi le sciacalle, le panthère, le lys, le singe, le scorpioni, le vautours, le serpents, le mosche, la pissang, ourlan, goyan, campan, tutte queste, dalla menagerie infernale dei novice, ma tra gli sciacalli, le panteri, le linci, le scimmie, gli scorpioni, gli avvoltoi, i serpenti, i mostri, la pissang, che grugniscono, urlano, grugniscono. Insomma, guaiscono, eccetera, eccetera, che rampano, che si arrampicano nella nostra anima, dalla menagerie infernale dei no, infame novice, il serraglio infame di tutti questi, e poi c'è il mostro moderno, che non c'aveva il medievale, perché nel medievale non si annoiavano, si ammazzavano tutti in 5 secondi e non c'avevano tempo, mentre noi, a tutta questa caravanserraio di peccati medievali, dobbiamo aggiungere il grande peccato dell'Ottocento, dell'età moderna.
Il est en pluraïde, 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 plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse né grand geste né grand cri. Ce n'è uno più laido, più cattivo, più immondo, sebbene non possa fare né grandi gesti né grandi grida, il farei volentieri la terra en débris e farebbe uno sterminio di tutta la terra. E da un vaimant avvelerebbe le mura, e uno sbadiglio ingoierebbe tutto l'universo. Bellissima questa immagine di questo mostro che ricorda certe incisioni fino all'Ottocento, non mi ricordo di questo incisore, ma che certamente è molto baudelariano. C'est la nuit. A questo punto è la noia. Cioè noi, guardandoci nello specchio, abbiamo orrore di noi stessi. L'œil chargé d'un pleur involontaire, l'occhio carico di un pianto involontario. Il re d'échafaud en fumant son sogna patiboli sfumando la sua pipa, cioè addirittura è costretto a sognare i vecchi patiboli della rivoluzione francese per scacciare su noi. E siamo noi che guardiamo la televisione, guardiamo internet, che cerchiamo dolore, miseria per scacciare, immagini di dolore e miseria per scacciare la noia che ci opprime. E qui si rivolge a noi. Tu le connais, lecteur, ce monstre delicato? Tu lo conosci, lettore, questo mostro delicato? E qui si rivolge proprio a voi, a me, ipocrita lettore, mio simile e fratello. Questa poesia racchiude tutto quanto i fiori del mare. Non andrò più oltre perché questa poesia, cioè potremmo fare un'analisi tutta il libro dei fiori del mare, ma richiederebbero ore, quindi non intenderei farlo ora. Penso che avendo letto questa poesia, per chi ha voglia di capire, capisce che cosa sono i fiori del mare.